Cari amici YouTube, siamo giunti al termine. Ebbene sì, perché con il quarto set, Le Ere Millenarie, si conclude il blocco Grimm per dare spazio al blocco Alice. Le Ere Millenarie è un set dove verrà ricordato il passato, raccontato il futuro, ma prima di scoprire quello che c'è al suo interno, vai con la sigla. Eccoci qua con il nostro box. Qui abbiamo la nostra Kaguya. Allora, partiamo via con l'unboxing. Allora, come al solito abbiamo le 36 buste, 10 carte per busta. Questa la mettiamo qui, così, e iniziamo con la fila di destra. Non fanno più il separé. Fino alla fiaba della scarlatta c'era il separé, poi non l'hanno messo più, era comodo. Allora, vediamo come si parte. Allora, fiamma spettrale, luna trasparente. Allora, intanto volevo dirvi che appunto vedete che appunto in questo set vi sono le carte che hanno alcune carte il bordo arancione rispetto alle classiche che hanno il bordo nero. Allora, qui vediamo. Inoltre, allora, un'altra novità di questo set, praticamente sono state introdotte diverse rarità della stessa carta. Quindi qui abbiamo praticamente diciamo la comune con appunto normale, e qui abbiamo praticamente la carta però con diciamo rara. Allora, qui non abbiamo niente di particolare. Abbiamo Almerius, Bastet, Lumia, questa nuova versione di Lumia, la santa e la rinascita del mondo. Allora, se non sbaglio, in questo set non vi sono sovrani, cioè non sono stati introdotti sovrani. Cosa strana. L'apertura è sempre deleteria. Allora, qui abbiamo la nostra Alice. Ok, allora qui abbiamo Ciunca, la fiamma vivente. La mettiamo qua. Poi abbiamo Melfè, Pandora. E poi niente di particolare. Quindi andiamo comunque alla ricerca delle carte rare. Mamma mia, si aprono in modo tremendo. Allora, qui vediamo cosa abbiamo. Allora, qui abbiamo il nostro Blazer, il risvegliatore, nella nostra versione rara. Un'altra Pandora e poi carte comuni. Allora, diciamo che l'obiettivo del box è trovare Kaguya, ovviamente, e poi c'è la versione di Zero, che è spettacolare, che spero di trovare. Ok, qui abbiamo Vento degli Dèi, che è rara. Poi abbiamo qua Melfè, Hansel e Grete, la nostra Alice, che vabbè, carta istantanea, magia e nient'altro.
vediamo l'altra busta cosa ci dà. Allora, impulso oscuro, duetto di luce, libro di Eborn, monte immortale, luna trasparente, foglie di Isladir, Almerius. Allora, un'altra particolarità che oltre ad avere appunto la diversa rarità c'è questo nuovo tipo di carta, diciamo, questa rarità, che è la Full Art, dove abbiamo la scritta dorata di Force of Will lateralmente e sia la scritta in oro per quanto riguarda appunto in caso di risonatore appunto attacco e difesa, però abbiamo qua un Full Art, quindi ha le stesse caratteristiche e sembianze di una carta promo. Differenza è che in più qui ha la scritta laterale e la scritta in oro più lo stemma, diciamo lo stemma appunto del di Foe, che è quello che troviamo là, nel retro appunto di ogni carta. Questa la mettiamo qui. Poi per il resto nulla di che. Mai visto da bambino, poi da grande è diventato veramente brutto, ma brutto forte. Allora, Vento degli Dèi, Casa dell'Anziano, Libro di Avon, Reinhardt e il Castello del Vento, Movimento Fetale del Mondo Esterno. Ok, qui abbiamo un draghetto. Pool Planist, il Drago Fantastico, che mettiamo qua. Qui abbiamo Lunia, Hansel e Gretel, un'altra Lumia e poi l'altra carta che abbiamo visto prima. Dovrebbero fare un'apertura un po' più simpatica. Allora, duetto di luce, monte immortale, rituale dei millenni, luce trasparente, vasi speranza di Pandora, bambù splendente e poi abbiamo la nostra Lumia, versione rara. Versione rara. Che mettiamo qua, poi per il resto tutte diciamo carte soft, vabbè, sono le carte standard common, quelle che sono. Poi vediamo la nostra Shahrazad, la narratrice della luce scarlatta. Spettacolo. Almerius, esatto, vedete? Carta comune, faccio vedere meglio, vedete, questa è carta comune e questa è la carta veramente rara. Questa mettiamo qua sotto perché c'è un problema di riflesso di luce che non le fa vedere bene. Qua, la mettiamo qua, così si vedono meglio. Questo qua mettiamo le comunanze. Allora, beh, qui abbiamo praticamente. Qui c'è Grimm, l'oracolo dell'aspirazione. Vabbè, poi le altre carte che abbiamo già visto nelle buste precedenti. Qui praticamente la prima busta e spacchi tutte le carte. Vediamo se abbiamo qualcosa di sbrilluccicoso. Sì, foglie di Yggdrasil. Che mettiamo qua e poi abbiamo l'imperatore dei millenni, Susanoo e poi niente di che. Voglio Kaguya e voglio Zero. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Qui abbiamo la nostra Filzing, l'oracolo elfo, che mettiamo qua. Poi abbiamo l'oracolo di Tsukuyomi, Pandora, Agogo, vedere Pandora Common è tristissimo, vediamo qui cosa abbiamo, niente, Vento degli Dèi, come carta rara, poi niente di che. E la prima pila è andata.
Andiamo con la seconda pila. Allora, l'una è la ragazza bugiarda. Qui viene qualcosa di brilluccicoso. Moyart, la regina del mondo fantastico, che è veramente fantastica questa carta, che è una dei sei saggi. Infatti qui in questo blocco, in questo set, scusate, abbiamo anche carte introdotte, sono i sei saggi, che dovrebbe essercene, esatto, infatti Fating è l'altra. Fietzing, l'altra dei sei saggi, e basta, non credo di averne trovate altre, infatti, no, solo quindi queste due, quindi abbiamo due di sei, magari troviamo sei di sei. Vediamo che abbiamo qui un'altra fiamma spettrale che abbiamo trovato prima, mi sembra, se non ci sbaglio. Sì, esatto, quindi abbiamo la coppia e poi il resto è noia. Vediamo. Un altro ciucca la fiamma vivente, come cabba si legge. Zero, vedete? Lei è zero, ma io non la voglio così. Io la voglio full art zero. Io la voglio full art. Mettiamola qui. Qua, dai, porta fortuna. Vediamo, 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 vediamo. Abbiamo una botta di culo. No. Un'altra lunia. Lunia, legge lunia. Sì, lunia. Il resto, qui, lunia, rara, lunia, combat. Quindi in buona sostanza, se non ricordo male, il set completo comprende 50 carte, se non sbaglio. Se non sbaglio, sono in totale sono 50 carte, però sono state stampate in totale un 110 carte, considerando le varie rarità. Però alla fine le carte, il set full art di Milest, la fiamma spettrale invisibile. Siamo a due, yeah, ma voglio zero. Quindi praticamente questo è un set che è veramente molto 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 striminzito rispetto agli altri set che comunque andavano intorno comunque ai 90-100 carte. Addirittura c'è stato, insomma, anche a superare i 100, arrivare a 110 carte, il set della sacerdotessa del ritorno della sacerdotessa della luna, come anche la fiaba della luna scarlatta. Questo è proprio tristissimo. Un altro full art, sì. Elborn, il ma Elborn, ma cazzo si legge? Eibon. Il mago. E il resto, niente. E siamo a tre. Le full art non mi ricordo quanto sono, non ne ho idea. Non mi sono documentato sulla cosa, anzi alle Gretel. Poi eventualmente ci domando, ci guardo. Vediamo qua. Allora, tutto a una foglia. Zero. Kaguya. Una full art, no. Milest praticamente ne abbiamo non finì tutti, tutta la maniera. E di tutti i tipi. Come
comuni, non comuni, rare, super rare, full art, con art, in the heart, blazer. Mamma mia. Blazer. Aria, l'ultimo vampiro. E abbiamo finito anche l'ultima, la seconda pila. Con l'ultima busta. Vediamo, 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 vediamo. Ti resta ciò che comune. Terza pila. Terza pila, terza pila, terza pila, terza pila, un full art, sì! E abbiamo la nostra Moy Art, la regina del Mondottramo, l'ho trovata? No! Vai! Siamo a 4! Facciamo così. La mettiamo così. Così si vedono. Ok, allora. Poi abbiamo, vediamo, 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 niente, queste sono common. Vediamo, 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 cosa abbiamo qui? Duetto di luce. E poi niente di niente. Andiamo qua, andiamo qua. Qui abbiamo Nialtotop, Nialtotep, Nialtotep l'usurpatore, che sarebbe praticamente, qui abbiamo un altro zero, mettiamo qua, che sarebbe praticamente la versione, diciamo, graziosa del sovrano, del demone senza volto, se non sbaglio. Diciamo che è una carta che non sa cagare nessuno. Cappuccetto! Cappuccetto! Full art, cappuccetto! La speranza, che bella! Questa mettiamo qua. Quindi siamo arrivati a 5 con full art. Grande! Poi qui che abbiamo l'imperatore dei millenni. Poi il resto è scomune. Comune. Allora, se troviamo Zen e troviamo Kaguya, siamo a posto. Cioè, per me possiamo pure chiudere baracca. Ce ne possiamo andare a casa. Mamma mia, mi chiama, questi pacchetti si scassano tutti. Vediamo, 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 vediamo. Vediamo, 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 vediamo. È rara. Io la volevo full art. Ma ci accontentiamo, che facciamo? Vediamo se abbiamo una botta di culo. E troviamo la full art. C'è una full art, c'è una full art, full art, full art, non grido perché è tardi, sono è mezzanotte e 10. Minchia, questo si chiama culo. Si chiama culo. Kaguya, 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 Kaguya. Kaguya, 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 il puzzo oscuro. Kaguya, Kaguya, Kaguya. Full art, full art, la vogliamo full art. Full art, a Kaguya. È qua, me lo sento. È in questa busta. Qui c'è Kaguya. Kaguya full art. Eccolo qua, eccolo qua. Non c'è. Basiso. Aria, l'ultimo vampiro. Niente. Poi ci sono 20 patate.
Ragazzi, le ultime due buste. Le ultime buste. Hakuyu non la devo trovare, dico io. Dico io, ma non l'abbiamo trovata. Hakuyu. Movimento fetale del mondo esterno. Niente, se niente. Ultima. Ultima. Ultima, questa ce la spulciamo piano piano. Casa d'anziano. Casa lunare. Qua è. No, cappuccetto. Va bene, va. Comunque la sculata l'ho fatta. Proprio una grande sculata, si chiama questa sculatona. Ne ho trovate 6 full art. Guardate che splendidente, splendide, splendente. Zero, questa è spettacolare. È qualcosa di spettacolare questa carta, guardate. Guardate, ammirate. Questa è un'altra dei 6 saggi. Guardate, è ammirate. Cappuccetto. Cappuccetto. La nostra Mozart. Eibon. Milest. E Almerius. Qualcosa di veramente strepitoso. Allora, dopo questa grande sculata, il video è terminato. Direi che è andata alla grande. Mi aspettavo anche Kaguya. Pazienza, ci accontentiamo di quelli che ho, che comunque non andrà male, anzi direi andrà benissimo. Allora, per quanto riguarda il prossimo video, farò l'apertura del set del box Bingolf, che come vi anticipavo in qualche video passato. Allora, il box, il set Bingolf è un nuovo set di carte dove vengono richiamati tutti i grandi personaggi della storia dell'umanità. Quindi abbiamo visto Roma, Gengis Khan, Giulio Cesare e tanti altri. È un box veramente, veramente incredibile. Ho letto qualche recensione su internet ed è veramente eccezionale. Quindi vi do appuntamento al prossimo video. Se l'apertura del box L'Era Millenaria vi è piaciuto, mettete un bel i like, commentate e al prossimo video. Ciao!